Buongiorno agli ascoltatori, siamo con Federica Viglongo, neolaureata ISFOA. E niente, parliamo un po' del suo lavoro, visto che è una professionista affermata nel milanese e quindi cerchiamo di districarci all'interno del settore, vista la nuova normativa europea, e c'è un po' di panico tra tutti coloro che hanno degli immobili. Quindi l'Italia, sapete che il 75% proprietà di immobili, e quindi il problema tocca quasi tutti noi, insomma. Ci dai qualche consiglio? Allora, appunto, come ormai sappiamo, con le direttive nuove europee, noi entro il 2030 e ancora di più entro il 2035 dobbiamo arrivare ad avere degli standard qualitativi per quanto riguarda i nostri immobili, soprattutto per quanto riguarda il compartimento energetico, no? Quindi i nostri immobili devono arrivare almeno ad una classe D. Che si attuerà con diverse politiche che abbiamo già visto negli scorsi anni tramite il 110% e da quest'anno appunto con il 90% la legge è stata cambiata. Questo però appunto ci permetterà in ogni caso di raggiungere la classe energetica, questa classe energetica D con sicuramente non poche preoccupazioni e problematiche sotto questo punto di vista. I nostri al governo stanno cercando di parare un po' i colpi, di prorogare, di mitigare un po' l'impatto, che non sarà semplice, perché già solo cambiare i serramenti, già magari uno spende 10-15 mila euro, i pannelli poi non ne parliamo, penso che siamo sui 70 euro al metro. Da voi di che cifra si tratta? Sul milanese, perché magari è più caro rispetto. Allora, assolutamente, diciamo che sia all'interno della città di Milano, ma per quanto riguarda tutta la nostra Italia, quindi per quanto riguarda tutta la nostra nazione, i prezzi sono alti. Ricordiamoci sempre che sostanzialmente tutte queste spese che noi andiamo ad affrontare possiamo andarle a portarle in possiamo portarle in detrazione almeno per il 50% e sotto altri punti di vista fino al 90%. Quindi è vero che è una situazione che può spaventare all'inizio, ma è anche vero che oltre all'Europa ci viene richiesto proprio dal pianeta, nel senso che ovviamente il quadro è molto più ampio ed è molto più grande rispetto a quello che siamo noi. Possiamo aggiungere un'altra cosa, sicuramente il comparto immobiliare è vetusto soprattutto in Italia, ma anche nel resto dell'Europa, quindi da una parte sicuramente non siamo soli. E questo ci dovrebbe un po', diciamo, tranquillizzare, no? Tenendo però presente che questi lavori in realtà sono da fare da moltissimi anni e quindi ormai si arriva, sicuramente si verrà a mitigare un po' tramite delle politiche dei nostri governatori, dopodiché questi lavori sono da fare in qualche modo e ci aiuteranno per poterli fare, ne sono sicura. Certo, ma voi, diciamo, come agenzia immobiliare, ma magari anche, non so, le varie vostre associazioni metteranno anche in campo degli strumenti per mitigare l'impatto, degli accordi con le grandi associazioni, con i grandi costruttori, insomma, c'è già qualche cosa del genere in vista? Allora, sicuramente per quanto riguarda le nuove costruzioni, queste verranno e vengono già costruite con delle tecnologie direi molto avanzate rispetto a quelle che erano state usate negli anni scorsi, in modo da impattare il meno possibile l'ambiente. Certo è che appunto il 90% aiuterà moltissimo i proprietari di casa che sono per la maggior parte in Italia dei privati, quindi enti e fondi di investimento sicuramente avranno molto più potere rispetto ad un piccolo proprietario di casa, però sono sicura che durante tutti questi anni e che ci porteranno fino al 2030
si riuscirà comunque ad ottenere delle agevolazioni ancora più forti, in modo tale da raggiungere il nostro obiettivo con la serenità, tra virgolette, che il popolo italiano necessita sicuramente. Va bene, ci fermiamo qui per adesso, grazie del contributo, ci sentiremo più avanti quando ci sarà qualche novità nel settore, in maniera da incoraggiare un po' a spendere quel poco che ci è rimasto. Grazie, grazie a tutti. Dottoressa Federica, adesso ti chiameremo dottoressa. Grazie.